e offerta da... Dai più valore alla tua casa, vieni a visitare lo showroom di Edil 2000. Cambieremo volto alla tua casa con le migliori firme di pavimenti, rivestimenti, sanitari, arredo bagno, rubinetterie. Scoprirai le nostre promozioni, i servizi, la consulenza e da non perdere il reparto arredo giardino con i nuovi arrivi di barbecue. Edil 2000 per risparmiare davvero. Strada per Serravalle a Novi Ligure. Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano la cronaca si è accasciato sul volante e da lì a poco è morto. Un malore, ha dichiarato ai soccorritori Silvana Visentin, che ieri pomeriggio era seduta di fianco al suo compagno Gino Mauro Turetta, di 63 anni. A bordo di una Fiat Panda si trovavano lungo il rettilineo che collega Alessandria a San Giuliano Vecchio ed erano diretti a Tortona. Improvvisamente l'uomo ha perso il controllo della propria auto che, dopo aver urtato il muro di recinzione di un campo si è rimessa in carreggiata per finire poi la sua corsa contro il cancello di una casa una cinquantina di metri dove alcuni abitanti hanno visto la Fiat Panda zizzagare prima di schiantarsi definitivamente. L'urto violento ha anche diverto una centralina dell'acqua e la condotta della luce. Sul posto i medici del 118 e l'elisoccorso Turetta è morto all'istante mentre la compagna che al momento dell'impatto era provvista della cintura di sicurezza ha solo riportato qualche trauma ed è stata ricordata in ospedale dove il comandante della Polizia Municipale di Alessandria, Alberto Bassani, l'ha ascoltata per farsi raccontare la dinamica dell'accaduto. Turetta, che viveva a Boscomarengo, era titolare di un'impresa commerciale. Sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia. Siamo in tema. Ogni anno muoiono sulla strada circa 3.000 persone. Dopo gli ultimi fatti di cronaca nazionale si riaccende nell'Aula del Senato e in 24 piazze italiane la discussione sull'introduzione del reato di omicidio stradale. Sentiamo. Manifestazioni in tutta Italia oggi per chiedere l'istituzione del reato di omicidio stradale. Non solo perché le coscienze sembrano essersi risvegliate all'ennesimo tragico incidente che ha strappato alla vita un giovane di 14 anni ucciso l'altro giorno da un pirata della strada a Monza, ma anche perché l'assurda mattanza, ricordano le associazioni dei familiari delle vittime, continua da mesi nel silenzio più totale da parte dello Stato. La protesta, attuata nelle prossime ore in più piazze, vede in prima linea anche quella di Alessandria e rilancia l'attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione che ha recentemente annullato la condanna a 21 anni dell'imprenditore albanese Ilir Beti il quale nel 2010 uccise quattro ragazzi francesi sull'autostrada A26 dopo aver guidato contro mano in stato di ebbrezza per 30 km. I giudici supremi hanno infatti accolto l'indicazione della difesa trasformando la condotta di Ilir Beti da reato doloso a colposo. Il sit-in ha lo scopo di accelerare l'iter di una proposta di legge che va a dir poco a rilento in aula e che proprio nella giornata di oggi vedrà la Commissione Giustizia del Senato a lavoro per iniziare ad esaminare un DDL di cui si discute da almeno due anni. Da cinque proposte si passa ora alla relazione di un testo unificato che ha l'intento di evitare altre lungaggini. Sono in arrivo l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali. Il primo prevede la pena della reclusione da 5 a 12 anni per chi provoca la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Per l'altro invece si rischia una condanna da 6 mesi a 2 anni, sempre nel caso in cui l'automobilista non fosse sobrio o lucido. E mentre sulla revoca definitiva della patente si profilano difficoltà giuridiche per cui andrà probabilmente abbandonato questo tassello, le associazioni dei familiari ricordano che al di là di un provvedimento quanto mai urgente e necessario servono maggiori controlli sulle strade e la diminuzione degli incidenti passa anche attraverso la cultura della sicurezza stradale che va, prima di tutto, effettuata nelle scuole e tra i futuri guidatori. Può tirare un leggero sospiro di sollievo la Borsalino. I cui vertici e il collegio legale ieri pomeriggio si sono incontrati nella sede dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria, dove hanno ottenuto una dilazione nel tempo per il pagamento del contenzioso tributario di 16 milioni di euro. Due mesi e mezzo nel corso dei quali il cappellificio più fa famoso del mondo avrà tempo per perfezionare l'affitto di un ramo d'azienda che potrebbe portare nuova liquidità. Antonio Marozzo presidente del Collegio Legale ha fatto sapere che crescono di giorno in giorno le cordate in lizza e che si sta quindi procedendo con l'operazione salvataggio. Da parte sua, l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto un'ulteriore garanzia, come ad esempio una fideiussione sul debito, e venienza rigettata dal Consiglio, in quanto la Borsalino attualmente non sarebbe in grado di far fronte a nessun nuovo esborso. L'8 giugno le parti si rivedranno e per allora la Borsalino promette di aver concluso le trattative per la cessione in affitto di un ramo d'azienda e di essere in grado di far fronte al contenzioso aperto con l'agenzia delle entrate. Altre notizie è stato graziato il ladro che aveva rubato in un supermercato. Sentiamo Emma Camagna. Aveva rubato in un supermercato dove era stato scoperto e fermato, la merce era stata recuperata e restituita e poteva cavarsela senza condanna se il direttore avesse ritirato la querela. Come poteva ottenere clemenza dimostrando il proprio pentimento mediante versamento di una somma a titolo risarcitorio del danno d'immagine patito dal supermercato? Così gli aveva detto il giudice chiamato a processarlo per direttissima e che. Aveva bloccato il dibattimento. Il ladruncolo, il romeno Lile Cosmi Lupau, 26 anni, Alessandria, che aveva rubato merce per 44 euro, ha fatto pervenire al tribunale un assegno di 100 euro. L'accusa da furto aggravato è stata derubricata in furto semplice, la direzione del supermercato ha ritirato la querela e l'imputato è stato prosciolto. Si era impossessato di prodotti per l'igiene personale, shampoo, schiuma da bagno, sapone, spazzolino da denti e per quel comportamento era stato arrestato. Due marocchini che domenica pomeriggio avevano provocato un incendio all'interno di un'abitazione dell'ATC situata in piazza Santo Stefano ad Alessandria sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti di via Verona, i quali, alla vista di un'intensa nube scura che proveniva dall'abitazione dei due marocchini, hanno chiamato i pompieri. Poco prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, i due piromani, alla vista degli agenti, di una volante hanno cercato di fuggire. Prontamente bloccati dai poliziotti, uno dei due fuggitivi, nel tentativo di, di vincolarsi, non ha esitato a colpire eh, un agente sferrando calci e pugni. Ancora cronaca, tre ragazze, tutte di 15 anni e compagne di scuola, una delle quali dalla provincia di Vercelli, l'altra invece di Casale e la terza di Spinetta Marengo, sono state sorprese a rubare all'interno di un negozio di via San Lorenzo ad Alessandria. Oltre alla merce trafugata nel negozio di via San Lorenzo, i carabinieri si sono accorti che le tre ragazzine erano in possesso di altri oggetti di bigiotteria, creme, cosmetici, profumi ed altro per un valore di circa 200 euro rubati. In un altro negozio di Alessandria. Le tre mini ladre sono state denunciate alla Procura della Repubblica dei Minori per furto aggravato e poi riaffidate ai loro rispettivi genitori. L'altra notte invece i carabinieri hanno inseguito e fermato a Valenza una vettura con targa francese, una Opel Zafira con alcuni personaggi a bordo. Il conducente dell'auto, alla vista dei carabinieri che avevano i lampeggianti accesi, ha tentato di fuggire, ma poco dopo in Via Bellini è poi stato bloccato. Dall'interno sono scesi due uomini, mentre il conducente dell'auto, un algerino irregolare sul territorio, è rimasto sulla vettura. Nel bagagliaio della Opel, i carabinieri hanno rinvenuto 12 fasce di cavi elettrici in rame, circa 4 quintali in tutto. L'Algerino inoltre era in possesso di una pinza multiuso, di quelle usate dai tecnici dell'alta tensione delle ferrovie. Anche l'oro rosso recuperato sarebbe materiale rubato lungo alcuni tratti e stazioni ferroviarie. L'Algerino è stato arrestato, dopo il processo sarà estradato. I carabinieri sono ora alla ricerca degli altri due uomini, forse Fuggiti al momento del fermo. Voltiamo pagina. Maurizio Silvestri è tornato a Pozzolo Formigaro dove proseguono le riflessioni sui futuri scenari legati alla realizzazione del terzo valico ferroviario. Sentiamo. Allora siamo ritornati di nuovo qua a Pozzolo nella strada di Villaverne perché dobbiamo parlare di questi scavi e mi sono preso un, un signore un po' della mia stazza così almeno mi parla direttamente, allora, tu sei? Maurizio. Allora, Maurizio come Maurizio mi dice una cosa bellissima perché dice bellissima non è bella però mi fa capire che la gente qui non sa ancora veramente cosa succederà dietro queste reti rosse o no? Ma informazione ne è sempre girata poco, anche se da vent'anni eh, chi cerca di, ferma, di fermare quest'opera ha fatto informazione nei limiti del possibile. Però molti hanno fatto un po' come gli struzzi, si sono girati dall'altra parte, eccetera. Poi all'improvviso sono fiorite queste reti rosse. Sei mesi fa, mi hai detto? No? L'estate scorsa sì. più o meno, primavera-estate. E fiorendo queste reti rosse, eh, la gente ha preso visione fisicamente di quello sì. che sarà questo progetto. Anche Perché, Fabrizio, non so se l'hai ripreso, ma è una grande area questa. Eh? Beh, noi qui siamo a, a, in comune di Pozzolo, confine col comune di Novi, ma le reti partono dall'area Cipiam in questa zona perché poi lì sbucherebbe l'ultimo tunnel, tunnel prima di uscire a cielo aperto e arrivano fino a Rivalta-Scrivia. Yeah. Prendendo tra cantieri e linea vera e propria una bella fetta di terreni agricoli e torniamo al discorso dei terreni agricoli che vengono tolti alla produzione per poterli poi cementare in qualche modo. Fosse cemento utile si potrebbe. potrebbe accettare il sacrificio, ma eh. quando c'è un'inutilità palese diventa dura. Adesso molta gente ha preso visione di questa cosa, seppur parzialmente. Perché per avere un'idea chiara e compiuta di quello che succederà qui, bisognerebbe fare un passo e forse dovremmo organizzare un pullman per portarci qualcuno. Una, anche. Una gita non distante eh? al confine tra la provincia di Vercelli e la provincia di Alessandria, ma dove, dove passa la A4. Parallela alla A4, passa la linea Tav. Passeggeri. Allora, la linea TAV normale, quella che già gira in Italia tra, tra Roma e Milano, tra Milano e Torino, eccetera, è una cosa spaventosa dal punto di vista dell'impatto visivo. Anche. Ecco, quindi Oltre... tu, Maurizio, dici: se voi andate lì e vi rendete conto di cosa succederà tra pochissimo, qua. E senz'altro allora, parteciperete dove, tutti dove, quanti. Dove il treno viaggerà fuori terra, se mai viaggerà, eh, perché poi queste sono quelle opere certo. che si sa quando cominciano, non si sa quando finiscono. Sarà magari 5 o 6 metri fuori terra con una massicciata di 5 o 6 metri. Pensate, e poi il progetto prevedeva, già ora non so se l'hanno cambiato perché tutti i momenti dicono che fanno cambiamenti. Io mi attengo al progetto... Pubblicato. Il progetto pubblicato fa vedere che vengono anche delle paratie di 5-6 metri di altezza antirumore, per cui voi immaginatevi un gigantesco muro di berlino di cemento pre-stampato che parta dalla Pieve di Novi, mm. monumento nazionale, e arriva fino a Rivalta Scrivia. Fuori terra ovviamente. Hai detto tu. Dite, sì, dobbiamo staccare perché i tre minuti sono passati oltre. Comunque grazie Maurizio, grazie con voi, voi ci vediamo alla prossima ma rimarremo sempre collegati qua eh, perché questo non deve succedere qui. Ciao, ci vediamo alla prossima, grazie. Ciao, grazie. Novi Ligure si apre ad una serie di progetti per la cittadinanza, tra questi un percorso di assistenza in rete di cui ci parla Enrico Maria. Formare personale qualificato che possa stare a contatto con bambini, anziani e disabili. È questo l'obiettivo del progetto ARETE Assistenza in Rete, promosso dalla cooperativa sociale Azimut e finanziato dalla Fondazione Social di Alessandria. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Novi Ligure e prevede la collaborazione del Consorzio Servizi alla Persona del Novese ed Idea Agenzia per il Lavoro. I percorsi formativi rivolti a donne disoccupate e o inoccupate avranno una durata di 30 ore e serviranno a sviluppare le competenze professionali o riqualificare quelle acquisite dall'esperienza pratica relative al profilo di assistente familiare e assistente all'infanzia. Sappiamo che è un'esigenza delle famiglie trovare persone qualificate a cui affidare i propri cari, ha spiegato Monica Milano, responsabile del progetto. Sarà un'esperienza innovativa riservata ai residenti del territorio. Un'opportunità in più di qualificarsi. ARETE, infatti, propone interventi finalizzati a creare lavoro e a dare risposte alle famiglie in difficoltà per la cura dei figli o l'assistenza dei cari. Lo scopo: selezionare, formare e accompagnare personale adeguato e attivare un servizio affidabile incentivando la regolarizzazione di un settore sommerso. Alle iscrizioni, aperte fino al 10 aprile, seguirà un colloquio di idoneità. Le elezioni, con numero massimo 20 iscritti, partiranno ad aprile e si svolgeranno nella sala consigliare del Comune di Novi. L'idea di città del sindaco Rocchino Muliere ha al centro la promozione di pari diritti ed opportunità per tutti e vuole che uguaglianza e solidarietà siano la cifra della politica amministrativa. La violenta crisi economica che ha investito il Paese ha avuto e continua ad avere evidenti e dolorose ripercussioni sociali. Oggi più che mai per la Giunta novese è doveroso impegnarsi per continuare a garantire i servizi erogati sul territorio agli anziani, ai malati, agli indigenti e a tutti quelli che vivono in condizioni di difficoltà. Restiamo a Novi dove ci si prepara alla festa della liberazione. Sentiamo. Inizia a prendere corpo a Novi Ligure il programma delle iniziative per il settantesimo anniversario della liberazione elaborato dal comitato organizzatore. Il gruppo di lavoro che ha iniziato la propria attività nel mese di gennaio ha già promosso le manifestazioni tenutesi in occasione delle celebrazioni del giorno della memoria e del giorno del ricordo. I prossimi eventi coprono un arco temporale che va fino al 2 giugno del prossimo anno. Il primo di questi è dedicato agli studenti delle scuole superiori ed è in programma già questo venerdì 27 marzo. Presso il Museo dei Campionissimi alle 9.45 verrà infatti proiettato il documentario Staffette di Paola San Giovanni, a cura dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza con un'introduzione affidata a Gabriella Gaballo. Si prosegue poi giovedì 23 aprile con lo spettacolo teatrale Sesta Zona, storia di una formazione partigiana di Marcello Fera, in collaborazione con l'Associazione Conductus e con il Festival delle Resistenze di Bolzano, che verrà rappresentato alle 21 presso il teatro Paolo Giacometti. Il lavoro ripercorre le storie individuali, le motivazioni e le emozioni di alcuni giovani che nel 1943 seppero inventarsi una nuova strada a partire dal rifiuto del fascismo e della sua guerra. A fine spettacolo, da parte dell'amministrazione comunale, verrà consegnato un attestato di benemerenza e di riconoscimento ai partigiani combattenti viventi. Sabato 9 maggio, invece, alle ore 10.30, la sala conferenze della Biblioteca Civica ospiterà la presentazione di due libri scritti da Federico Fornaro: Pierina la Staffetta dei Ribelli e Aria di Libertà. I titoli entrambi editi dalle mani Israel. Altre iniziative sono previste nel mese di giugno. Nella giornata di sabato 6 è in programma una cicloturistica curata dall'Unione Italiana Sport per Tutti. Il tema e l'itinerario saranno legati ai luoghi della Resistenza sul territorio dei comuni di Novi e del Novese. La partenza e l'arrivo saranno nel Viale dei Campionissimi di fronte al museo, dove nel pomeriggio verrà presentato il libro Bicicletta Partigiana, 12 itinerari sulle tracce della Resistenza, scritto da Lorenzo Torre. Da definire infine la data di un torneo calcistico organizzato dalla Polisportiva G3 Real Novi e dall'Uisp. Che si terrà presso il campo sportivo Sergio Comollo in zona G3. Il programma prevede inoltre altre numerose iniziative, dai concerti agli spettacoli teatrali, dalle presentazioni di libri ad incontri con gli studenti. Sono previste anche giornate di approfondimento tematico che accostano la Resistenza alla storiografia, alla memorialistica e alla cinematografia. A Dovada si è votato per la consulta cittadina Bruno Mattana. Election Day adovata per eleggere i 40 rappresentanti che formeranno le rispettive consulte operative in rappresentanza degli 8 quartieri stabiliti dalla giunta comunale e guidati dai 4 sindaci di quartiere. Elena Marchelli, Silvana Repetto, Gian Piero Sciutto e Fabio Poggio. Sono loro gli eletti che si riuniranno, manterranno i contatti con il loro sindaco designato e che a loro volta saranno interlocutori diretti col sindaco Paolo Lantero. Da dire subito che gli ovedesi hanno preso sul serio questo nuovo corso, che procede nell'ottica della democrazia partecipata. Erano stati infatti parecchie decine i cittadini che hanno presentato domanda per far parte delle consulte e che si sono proposti per ricevere le conseguenti conferme dal voto popolare. O vada partecipa era lo slogan del progetto civico accolto dalla popolazione con particolare simpatia. È un importante esperimento, ha detto il sindaco Paolo Lantero, che ho voluto mettere in campo e che ne sono convinto darà i suoi frutti. Si è votato dalle 9 alle 18 nell'ampio spazio comunale della loggia di San Sebastiano dove sono stati allestiti i box elettorali, poi le urne destinate agli otto quartieri dove venivano introdotte le schede, da votare un solo nome per ciascun quartiere. Chiuse le urne, si è proseguito con lo spoglio per la proclamazione degli eletti. Cinque soggetti per ogni quartiere, a Fa far parte della loro consulta specifica, più il sindaco di riferimento. Vediamo ora qual è stato per ogni quartiere il candidato che ha ricevuto le maggiori preferenze: quartiere 1 Renato Nespolo, quartiere 2 Lorenzo Sciutto, quartiere 3 Emilio Nervi, quartiere 4 Vanda Vignolo, quartiere 5 Alessandro Rossi, quartiere 6 Luigino Parodi, quartiere 7 Marco Luciani, quartiere 8 Gianluigi Vano Repetto. Dopo questa inedita giornata di Election Day si parte e allora si farà sul serio all'insegna dello slogan Ovada partecipa. Le condizioni meteo poco felici dello scorso fine settimana non hanno fermato le giornate di primavera del FAI, il fondo ambiente italiano, che ad Alessandria hanno valorizzato la casa della musica del capoluogo di provincia. Stiamo parlando del conservatorio Antonio Vivaldi che ha aperto alla popolazione le porte di Palazzo Cuttica. E così, per due giorni, è stata data l'opportunità di conoscere la storia di uno dei luoghi storici della città, di vedere arredi e quadrerie, di visitare gli spazi meno conosciuti e, naturalmente, di ascoltare allievi e docenti a lavoro. Ciceroni speciali sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado Vivaldi Galilei con la partecipazione della classe prima del liceo musicale Saluzzo Plana. Il concerto finale è stato affidato al duo Succiocchi Pinti, al pianista Riccardo Natale e al trio di clarinetti Exodus di Falco Lami Rossetti. Tra poco la pagina sportiva curata oggi da Bruno Mattana, poi Meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.